ricorda a questo punto. Perché 28 anni fa cosa succedeva? Un vecchio filmato che abbiamo trovato in archivio Fininvest. Mike Buongiorno conduceva Milan Inter Club quando ancora c'è si chiamava Tele Milano 58. È e vero. Vediamo cosa succedeva. 4-0. Anche lei purtroppo non ne ha azzeccata. Per favore, mi dica. Che cosa? Per Luigi Colombo. Sì. Quando commenta le partite. Sì. Si comporta come un deficiente. Mi dispiace. Quella là. Eccolo lì, Colombo. Le partite dell'Inter sembra che commenta un funerale, mentre quello del Milan, anche un fuorigioco, dice stupendo. Ho capito. Non lo difende molto Mike. No, non direi. Non aveva proprio in pugno la trasmissione. Sentite questa altra telefonata allora. Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Niente, sono Massimo da Milano. Massimo, come niente? Massimo vuol fare una domanda, no? Volevo parlare con Rivera. Ecco, è qua, pronto, faccia pure la domanda. Dimmi. Sì, volevo chiederti, così se nell'ultima partita del campionato che hai fatto tu, mi hai fatto una segama e buongiorno. Cosa? Cosa ha detto? Come? E beh, mai crede, eh? Se nell'ultima partita di campionato avevi mai fatto una sega, un pompino, ma è buongiorno. Ah. E mai crede? Questo qui è uno che deve aver bevuto probabilmente. Ma sa che ha bevuto anche mai. Anziché arrabbiarsi, mai buongiorno, niente, si è messo a ridere. Linea. Esatto. Hanno interrotto la linea. Bene, amici ascoltatori, come bene? Hanno interrotto. Ma che trasmissione era? La ruota della fortuna.